Quando sei giovane, ispirato e vulcanico, puoi impiegare la tua energia in molti modi. Tudor Laurini, in arte Klaus, ha fatto della propria creatività qualcosa di utile e costruttivo. La via più difficile, soprattutto se vuoi contrastare l'inquinamento ambientale. Ma lui non molla. Una frase nella quale credo tanto è: fai cose belle, che cose belle accadranno. Quindi confido nel fare cose belle, nell'essere gentile col prossimo, fiducioso che questa ruota giri anche dal mio lato. Una scelta di vita che ho fatto, che ho preso tanto dal carattere anche dei miei genitori, è quello di essere gentile col prossimo e rispettoso. Il rispetto nel quotidiano poi lo traduco nell'aver cura delle persone che mi circondano e degli spazi che vivo, quindi dell'ambiente e della natura circostante. La montagna è sempre stata parte un po' della mia vita. Sono cresciuto grazie a mio padre che mi ha portato sempre in montagna a camminare e quelle volte che riuscivamo anche a sciare. E quindi è sempre stato un ambiente che mi ha fatto star bene e che mi ha lasciato bei ricordi. Le prime gite che ho fatto in montagna con questa comunità di montanari sono state quelle che mi hanno fatto capire cos'è il rispetto per la montagna. Io sono sempre stata una persona, penso, rispettosa, ma non ero consapevole, quindi magari capitava che facevo tante azioni che magari danneggiavano la montagna o che ne lasciavano traccia senza vederlo, senza saperlo. E quindi mi hanno insegnato che se vedo una cosa a terra non devo giudicare, ma piuttosto devo raccoglierla e pensare che l'indomani può capitare anche a me, che neanche me ne accorgo, magari che tiro fuori dalla tasca una cosa, mi voli qualcosa, lì devo sapere mentalmente che ci sarà qualcun altro che al posto mio lo raccolga, così come io oggi magari raccolgo le cose che volano agli altri. In queste piccole azioni riesci anche a restituire parte di quello che la montagna ti regala nelle varie avventure, nelle varie esperienze. La sfida che ho adesso, che mi diverte tanto perché vedo che è una sfida attiva, è quella di riuscire a coinvolgere tutta la mia comunità in questo lavoro di squadra, dove se troviamo delle cose sporche, dei rifiuti o degli scarti in giro, li raccogliamo, sia per non lasciare traccia e sia soprattutto per ripulirlo per le prossime persone che verranno a scoprire questi posti. Il messaggio che alla fine cerco sempre di comunicare è quello di lasciare sempre un posto migliore di quello che si trova.